bentornati nel mio canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi vi porto nella routine mattiniera che faremo le pulizie. Ho una casa disastrosissima, perciò ne avete tempo di vedermi. E niente ragazzi, cominciamo a pulire. Oggi farò un... mi scriverò praticamente le cose che devo fare per non dimenticarle dopo. Perciò vediamo se questo sistema funziona di scrivere le cose e cancellarle piano piano che dobbiamo fare le cose. Va bene? Ok? Ci siete? Vi ricordo di iscrivervi al canale, chi non l'ha fatto ancora e se è la prima volta che passate dal mio canale dice ma questa chi è? Aspetta che mi ci iscrivo e attivo la campanella così vi arrivano le notifiche e così non mi lasciate da sola. Va bene? Vi lascio il mio video, vi raccomando se vi piace il video un like. E niente ragazzi, a dopo. Mua. Allora ragazzi, ho scritto cosa intendevo fare, tipo la cucina, il bagno, dovevo lavare per terra, dovevo spolverare, dovevo pulire l'altro bagno che non ce l'ho fatta, dovevo cambiare le lenzuola e non ce l'ho fatta, comunque ho fatto quello che ho potuto. Allora ragazzi, oggi dobbiamo fare pulire cucina, spolverare, aspirare e lavare per terra, pulire il bagno, piegare i vestiti, spolverare, cambiare le lenzuola, pulizie del secondo bagno, aspirapolvere per tutta la casa. Ora vediamo pian piano dove arriviamo, ok? Un bacio, a dopo! Allora ragazzi, ho dato una bella pulitina alla cucina che ne aveva davvero bisogno. Ho lavato le 4 stoviglie che avevo nel lavandino e poi ho dovuto lavare la vetrinetta dove metto i bicchieri. Thank you.
Ragazzi, ho usato questo sgrassatore della Sole e devo dire che è davvero bellissimo. Lascia un gradevole profumo ed è ottimo per la cucina. Thank you.
Thank you.
Ed ecco, mi sono passata al primo bagno. Ed ecco, sono arrivata al piegamento dei vestiti. Almeno qualche cosa sono riuscita a farla. Sono arrivata anche a spolverare il soggiorno e a passare l'aspirapolvere, a piegare i vestiti, a posarli nei loro posti e dare una bellissima spolverata, una bellissima, diciamo bellissima spolverata alla parete, perché di solito io spolvero con l'acqua, ma era una spolveratina veloce perché sono stata un'ora in palestra a fare una bella lezione. Di tabata, un tabata ho fatto, sarebbe una lezione con i pesi e sono davvero stanca, ragazzi, perché sono entrata in palestra dopo 4 mesi che non andavo e ora ho deciso di rinnovare l'abbonamento. Comunque, allora, ho spolverato questa paretina con prima volevo dare una spolverata solo col panno, ma poi senza il mio Dexal io non ce la faccio. Allora, ho preso il Dexal e ho pulito, ho levato le improntine che ci sono nelle ante e ho continuato a spolverare e poi passare all'aspirapolvere. Ragazzi, non sono riuscita a fare tutto, però ho pulito la cucina, ho passato l'aspirapolvere, ho lavato per terra, ho pulito il primo bagno, ho piegato i vestiti, ho spolverato e non ho cambiato le lenzuola e non ho pulito il secondo bagno e non ho fatto la camera dei ragazzi. Comunque domani farò un altro vlog sulla pulizia della camera da letto, del bagno e delle camere dei ragazzi. Comunque ragazzi, vi lascio il mio video e se mi piace il video mettete un like e vi ricordo di iscrivervi al canale. Ciao ciao!